Benvenuti, spero che iniziate insomma ad accorrere numerosi a questa nuova diretta di Studium Virtuale, questo oramai appuntamento settimanale giornaliero che si rinnova di giorno in giorno. Vi vedo iniziare ad arrivare, dunque salutatemi eccetera eccetera. Grazie, vi vedo giungere numerosi, sono molto contento di poter così condurre questa nuova puntata di questo ciclo di eventi che si sta così arricchendo di volta in volta di colori e contributi diversi. E se dovessimo dare un colore alla giornata di oggi sarebbe probabilmente il bianco e il nero, o forse il bianco e il verde. Non parliamo di identità calcistiche, sono veramente la persona sbagliata per parlare di una cosa del genere con voi, e soprattutto non in diretta, ma si parla invece di colori bianco e nero relativamente alla balzana. Spiegheremo meglio: bianco e verde invece relativamente a due materiali diversi dei quali oggi ci occuperemo molto. Non sarò ovviamente da solo a parlarvi di altre belle cose, ma ho appena invitato a partecipare a questa nostra conversazione il professor Roberto Bartarini, docente di storia dell'arte medievale all'Università di Tunisia, insomma quella che frequentiamo, che vedo comparire adesso. Ci siamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi senti chiaramente? Sì, io sento. Tu mi senti? Io la sento, e amici che ci state guardando in tantissimi, diteci se ci sentite, se ci vedete, e insomma se avete delle domande siamo qua apposta, siamo il professore è qua apposta, io sono così una figura intermedia. Oggi si parla, dicevo appunto, di colori bianco e nero, bianco e verde, perché il tema è bianco e verde sono i due grandi colori di queste grandi cattedrali insomma toscane. E parliamo di bianco e nero perché il colore della balzana, parliamo nello specifico di quella senese. Qui dunque sarà capitato a tanti di arrivare al Duomo di Siena e chiedersi cosa ci stia a fare quella costruzione non finita, quasi una cattedrale nel deserto, in tutti i sensi. Di cosa si parla? Si parla di Duomo Nuovo, Siena e peste. Professore, ci dica perché. Beh, perché questa impresa colossale, no, che i senesi inaugurano alla fine degli anni 30 del 300 del XIV secolo, va avanti, ma poi a un certo punto si blocca, c'è una pausa, una stasi non lunghissima, una stasi non rilevante, provocata proprio dalla peste, da questa dunque pandemia. Preesisteva già un uomo che è quello che oggi vediamo, insomma, quello, insomma, il corpo principale c'era già. Cioè, della cattedrale alto medievale di Siena non rimane pressoché nulla, rimane un frammento rivelato dagli scavi archeologici, un frammento dell'abside, la grande chiesa, la grande cattedrale, e la grande ricostruzione del XIII secolo, la grande costruzione duecentesca, Nicola Pisano ha un grande ruolo, Giovanni Pisano poi realizza la grande facciata occidentale, quella è là. Però a un certo punto, non molti decenni dopo che era concluso tutto quel gran lavoro, si decide di ampliarla enormemente. Le cose partono, diciamo, all'inizio del 300, nel 1317 si avvia un primo prolungamento, si avvia un primo ampliamento. La parte absidale della chiesa, che ancora oggi vediamo, non è più quella duecentesca, è un ampliamento dell'inizio del 300. Si parte nel 1317, le cose vanno molto a rilento, l'idea è di costruire un nuovo battistero, no? Sfruttando il dislivello tra la chiesa attuale e la piana di Valle Piatta, costruire un nuovo battistero, quello che effettivamente oggi è oggi da secoli il battistero, è la chiesa battesimale dei senesi, e sopra prolungare due campate di estensione della zona presbiteriale della chiesa duecentesca. E scusi se la interrompo, ma il vecchio battistero esiste? Ecco, il battistero diciamo medievale, il battistero romanico, era una di Siena, era una costruzione a pianta centrale, tipo quello di Pisa sostanzialmente, che stava da un'altra parte, stava vicino alla facciata, di fronte a Santa Maria della Scala. Nel 1296... lo sappiamo con certezza perché c'è una deliberazione comunale, decidono
che va ricostruito perché è fatiscente e lesionato, viene incaricato Giovanni Pisano, si decide di trasportarlo di poco, sostanzialmente avrebbero dovuto ricostruirlo come chiesa indipendente vicino all'attuale campanile, dove poi sarebbe cresciuto il Duomo Nuovo, ma non se ne fa di nulla, insomma le cose vanno molto a rilento, finché appunto 20 anni dopo, nel 1315, si decide di cambiare completamente progetto. Allora il battistero viene costruito laddove, nella piana di Valle Piatta, dove lo conosciamo noi, e sopra si cerca di costruire questo ampliamento della chiesa duecentesca. Però diciamo, ora non vi stupite, perché tutta questa storia, come molte delle storie delle grandi chiese cattedrali medievali europee, è fatta di partenze, ritorni, blocchi, perché nel 17 partono i lavori, nel 20 c'è la fondazione, ma già nel 1322 vengono fuori un sacco di dubbi, diciamo. C'è una parte sostanzialmente delle elite di governo senese che hanno dubbi su questa operazione, proprio il comune spinge l'opera del Duomo a consultare dei maestri, a fare una perizia, per farla molto breve, 5 maestri vengono interpellati, uno molto importante che era un senese, ma era il capomaestro del Duomo di Orvieto. Sostanzialmente tutti dicono che è una follia quella che hanno iniziato, nel senso che le fondamenta non sono abbastanza stabili, i setti murari sarebbero stati troppo esili per permettere l'allungamento del coro, quindi dicono questi maestri: volete una chiesa più grande? Rifondatela, non alterate le proporzioni di questa chiesa, anche perché con questa addizione la cupola non sarebbe più stata al centro, quindi alterando i rapporti proporzionali. Certo. Potremmo aspettare che fosse dismesso quel progetto, invece no, a maggioranza, il Consiglio Comunale a maggioranza decide di andare avanti, nonostante vanno avanti le cose, si continua con questa costruzione del battistero, ma evidentemente ci sono due partiti, no? Nell'opera del Duomo e nel Consiglio Generale del Comune, due partiti, uno che punta a una grande impresa, anche molto così che di autorappresentazione per il governo, e un'altra con delle idee un pochino più dimesse, un pochino più realistiche, e, diciamo, decidono di andare avanti con la costruzione del battistero, ma parallelamente l'opera del Duomo comincia a acquisire tutta una serie di case, immobili, laddove poi sarebbe stato costruito il Duomo Nuovo, per demolirle, evidentemente accarezzato l'idea di provare a costruire una nuova grande cattedrale. Vanno avanti per alcuni anni, poi si arrestano di nuovo, prevale l'altro partito, si continua con la costruzione del battistero. Questa storia va avanti, diciamo, fino alla fine degli anni 30, quando nel 1839, a maggioranza ristretta, nell'agosto del 1839, viene deciso di iniziare questa impresa, una grande chiesa costruita de novo, appunto, una grande chiesa di cui, diciamo, l'attuale chiesa, quella duecentesca, sarebbe diventata il transetto, quindi con una rotazione di 90 gradi, una chiesa immensa, sarebbe diventata una delle chiese più grandi della cristianità, appunto. E, appunto, a maggioranza ristretta, perché evidentemente c'è un forte scontro anche politico in atto, perché questa iniziativa è parte di tutta una serie di iniziative del governo di Nove, diciamo molto spinte sul decoro urbano, sulla magnificenza della città, e evidentemente puntano molto sulla spesa pubblica, no? Sull'indebitamento, e c'è invece un partito contrario a questo tipo di... Non a caso poi il Duomo Nuovo crollerà come progetto politico quando cambierà il governo nel 1356, con la caduta del regime dei Nove e l'avvento del cosiddetto governo dei dodici, c'è una discontinuità forte, si vuole mettere un taglio anche alla spesa pubblica, e ci sono anche altre ragioni concomitanti, però diciamo la ragione finale della chiusura del progetto del Duomo Nuovo avviene nel 1357, e il nuovo governo dei dodici, anche in polemica politica, no? Con il regime precedente che blocca. Come spesso succede, i progetti del governo precedente vengono, insomma, un po' lasciati dietro. Dunque, ci troviamo qui nel 39, e si decide di ampliare sostanzialmente creando questo nuovo corpo di fabbrica,
Ci troviamo, lei ovviamente qui perché tutto studium virtuale parla di argomenti relativi alla peste e fin da subito anche le fonti antiche ci dicono no, che questa peste avrà un ruolo abbastanza importante nel, così, in quello che poi è rimasto nel presente. Cosa succede? Sì, appunto, si lavora celermente, in tempi abbastanza rapidi vengono costruite tante parti di questa nuova cattedrale. Alla fine, quando arriva la peste, sostanzialmente il corpo longitudinale, quello che si sarebbe innestato sulla chiesa preesistente, diciamo nella zona della cupola per intenderci, era molto avanti, eravamo abbastanza vicini alla congiunzione col corpo di fabbrica duecentesco. Però appunto la peste blocca i lavori e a lungo si è pensato che la peste fosse stata la causa dell'interruzione del Duomo Nuovo e il Duomo Nuovo, quando io ero studente, il Duomo Nuovo anche negli studi di storia economica medievale, no? Negli studi di storia medievale era un po' il simbolo del tracollo subito dalle città italiane, diciamo, a metà 300 con la peste e anche con la recessione economica che già strisciava e che poi esplode. Ecco, questo diciamo, non è una costruzione storiografica basata sul nulla, perché è un cronista del tempo, il maggior cronista della Siena del tempo, uno proprio legato al governo dei Nove, Anio Lituro il Grasso, che rappresenta così le cose. Se volete io qui il passo, dice proprio in modo, dice forzando, no, un po', e dando più pathos addirittura di quanto diciamo all'incidenza della peste. Dice proprio in questo 1848 s'abbandonò proprio in Siena il grande e nobile edificio dell'accrescimento del Duomo, il quale era cominciato pochi anni innanzi ed era fatto cioè all'altezza della facciata dell'entrata principale, la quale viene a Piazza Manetti, eccetera, eccetera. Dice, per cagione di detta moria si tralassò, si lasciò appunto perdere e non si seguì più oltre per la poca gente che rimase in Siena e anche per le malinconie e affanni che ebbe chi rimase. E anche i maestri che tolsero a fare detto lavorio, quasi tutti morirono, anche perché appunto i maestri impiegati e similmente i cittadini che erano operai del detto lavorio morirono. Muoiono tutti, si interrompe il Duomo Nuovo. Non è così, certamente l'incidenza della peste è stata la metà della popolazione urbana si calcola che sia morta. Ambrogio Lorenzetti, Pietro Lorenzetti, tutta la famiglia Ambrogio Lorenzetti, è chiarissimo, abbiamo documentazione, nel giro di due mesi muoiono tutti, è terribile. Tuttavia però, appunto, in un quadro demografico tutto mutato naturalmente, in un quadro anche economico mutato, con un'impennata dei costi della manodopera, con una crescita grandiosa dei costi dei materiali, però di lì a poco la stasi, diciamo, è breve, di lì a poco, già nel 1349, sicuramente nel 50, si è ripreso a lavorare. Quindi subito un anno dopo la peste, i cantieri riprendono, insomma. Diciamo, abbiamo documentazione chiara dal 1350, però indizi ci mostrano che già nel 1349, perché il capomaestro del Duomo, che è il grande artefice, questo giovane scultore Giovanni d'Agostino, che viene nominato a capo di questa grande fabbrica che non ha ancora 30 anni, un bel esempio di puntare su una persona, però era già molto affermato naturalmente, muore nella peste anche lui. Indizi ci mostrano che subentra subito come capomaestro il fratello, già nel 1349 si hanno indizi che è lui il capomaestro. Quindi diciamo questa pausa non deve essere stata lunghissima. Il comune naturalmente interrompe tutti i finanziamenti perché stanno crollando le finanze, riprenderanno nel 1353, la cosa molto bella, su istanza, che viene votata a larga maggioranza, su istanza di Giovanni Colombini, il futuro beato Giovanni Colombini, il fondatore dei Gesuati, la Confraternita di Gesuati. Riprendono i finanziamenti del 53, addirittura con un supplemento rispetto a quelli ordinari, si ridà slancio, però i lavori non si erano mai fermati davvero. Nel 49, nel 50 si lavora, nel 51 è chiarissimo, si proseguono i lavori della navata per arrivare appunto al Duomo Vecchio, diciamo alla costruzione duecentesca, e
connettere i due corpi di fabbrica, cui si arriva davvero nel 1354. Chi sale la grande scala che parte dalla piazza del Battistero, va su al Duomo, passa al portale di Valle Piatta, vede che quella zona, quella è la navata orientale della nuova cattedrale, è congiunta con la vecchia cattedrale, si arriva proprio a congiungere i due corpi di fabbrica. Si volta a larga parte del corpo longitudinale, insomma si lavora alacremente, appunto in una condizione tutta mutata, è cambiato il capomaestro, è cambiata appunto la situazione demografica a Siena, sono cambiate le finanze dell'opera del Duomo e della città tutta, e di lì a poco si va avanti, però a un certo punto nel 1356 i lavori giungono talmente vicini alla chiesa preesistente, quindi alla necessità di connettere i due corpi di fabbrica, che ci si rende conto che il lavoro è talmente, diciamo, ingente, rischioso e costoso, che nascono dei dubbi all'interno dell'opera del Duomo, del solito partito di una parte che da tempo era interno. Incaricano il capomaestro, un altro maestro importante del Duomo, di fare, diciamo, un po' il punto della situazione, di fare una relazione, e questi dicono che sostanzialmente, perché il punto è che per raccordare le due chiese era necessario fare delle demolizioni ingentissime. Per darvi un'idea, doveva essere distrutta la cupola duecentesca, doveva essere distrutto il campanile, perché il campanile era proprio nel mezzo del corpo basilicale, diciamo, della nuova chiesa. Doveva essere distrutto il pulpito di Nicola Pisano, anche il battistero appena ricostruito andava svuotato all'interno, distrutte le volte, ricostruito. Insomma, un lavoro ingente, pazzesco, costosissimo, e i due maestri fanno una lunga relazione, tra l'altro in volgare, molto bella, in cui si dice che tutto sommato, dice, considerando le cose come stanno nella chiesa vecchia, come nella nuova, e considerando quelle cose che si vogliono disfare della chiesa vecchia, come Ene e il campanile, la mete, cioè la cupola meta in alto senese, e le volte tutte della chiesa vecchia, le volte tutte del San Giovanni. A me il professore è sparito, confermatemi se voi invece ancora lo sentite. Noi, ecco. Che la chiesa nuova volerla mandare innanzi, dice, secondo la sua proporzione, secondo l'entrata dell'opera, non si farebbe in 100 anni, insomma ci vorrebbe talmente tanto tempo, talmente tante finanze, che forse non vale la pena, dicono questi due maestri. E, però sul momento ancora evidentemente si stanno guardando attorno, le cose continuano, però di lì a poco succede qualcosa di tragico, dei problemi statici non indifferenti, e cominciano a crollare alcune volte della navata del Duomo Nuovo. Vengono consultati altri maestri, ingiungono delle demolizioni, siamo nel 1356, l'anno prima è crollato il governo dei 9, il nuovo governo dei 12 prende la palla al balzo, il Consiglio Generale fa proprie queste ingiunzioni. Guarda, da questi maestri. Interrompo, però abbiamo avuto dei problemi di connessione sul passo che ha letto, se lo può rileggere, dal pubblico ci chiedono di rileggerlo, grazie. Certamente. Se avete altre domande scrivetele, mi raccomando. Certamente. Allora, questi due maestri dicono: ogni cosa considerato, così nella vecchia chiesa come nella nuova, e considerando quelle cose che si vogliono disfare della chiesa vecchia, com'è il campanile e la mete, cioè la cupola, e le volte tutte della chiesa vecchia, tutto questo è ciò che andava distrutto, e le volte tutte del San Giovanni, eccetera, eccetera, dice, le quali cose a volerle rifare, ricostruire di nuovo, costerebbe più di 150 migliaia di fiorini d'oro. Quindi, credesi per noi, siamo convinti che la chiesa nuova,
volere mandarla innanzi, cioè volerla proseguire secondo la sua proporzione, cioè secondo i progetti e il rapporto proporzionale con la vecchia Chiesa e secondo l'entrata dell'opera del Duomo in questi anni, non si farebbe in 100 anni, ci vorrebbero più di 100 anni. Ok. Quindi loro consigliano. Ipoteca sul futuro un po' esagerata, insomma, per questi poveri senesi. Del resto poi, diciamo, questa grande costruzione ha tante valenze, la prima è politica, no? Il comune, la città, l'orgoglio cittadino, il Duomo da tempo ormai non è più la chiesa del Vescovo, è la chiesa, quella che la documentazione del tempo chiama la Maior Ecclesiae Civitatis, cioè la chiesa urbana più importante, la chiesa dove si celebra i culti relative ai patroni della città, è la chiesa dell'identità cittadina, no? La chiesa della città è finanziata dalla Civitas, è finanziata dal comune, pertanto diciamo ci sono tante ragioni, ma la ragione diciamo più apparente, quella più, è che la popolazione urbana è cresciuta a tal punto, il picco della crescita demografica sia all'inizio del 300 per poi cominciare la discesa, appunto c'è bisogno di una chiesa più grande, questa è un po' la ragione, con la peste dimezzata era, la... era certo. Poco giustificabile, ci sono meno soldi appunto e di conseguenza appunto consigliano questo. Il governo dei 12 prenderà un po' la palla al balzo, tutte queste ragioni, bloccherà. E nel 1357 viene chiuso, diciamo, questo progetto faraonico del Duomo Nuovo e si torna a lavorare soltanto, per concludere, a quell'accrescimento della zona absidale iniziata nel 1317, sconsigliata nel 1322 e si porta avanti quello che oggi vediamo, no? Il battistero e sopra due campate di allungamento del coro, della zona presbiteriale della chiesa duecentesca sostanzialmente. Certo. E quindi insomma fa anche un po' riflettere che nella relazione che lei ci presentava economiche, la peste sia così, insomma, aleggia nell'aria, ma non è citata. Ha sentito? No, adesso li ho avuto io i problemi di collegamento. Dicevo, in questo documento che lei ci ha citato, comunque è questo documento che secondo me ci crea problemi di connessione, è una qualche censura a distanza. In questo documento di cui le parlava, la peste non è affatto citata. No, la peste ormai è un fatto, siamo nel 1356, inizio 57, è un fatto, diciamo, ormai metabolizzato, evidentemente. Fatto metabolizzato, le cose sono ripartite, l'economia è ripartita in un quadro diverso, diciamo la socialità si è ricostruita, arriva il... Penso di sì, hanno detto che non si capisce, ma temo fosse la mia domanda, e vabbè, anche il bello di fare queste dirette, insomma, di comunicazione d'emergenza. appunto... che a quel punto è metabolizzata la cosa, il quadro è tutto mutato dal punto di vista demografico, diciamo economico, però è metabolizzato, si va avanti, si fa i conti e le ragioni per cui viene interrotto questo progetto sono di più ordini naturalmente, economico, problemi statici e poi la grande discontinuità col regime precedente che il governo dei 12 vuole imprimere. Il grande Duomo Nuovo era un simbolo, no? E quindi certo. È utilizzato anche per segnare l'idea di una nuova età, con un governo tutto diverso, che è molto critico con quell'aver fatto leva sul debito pubblico, sulla spesa pubblica, proprio del governo dei Nove, proprio caratteristico del governo dei Nove, diciamo, all'apice degli anni 30 e 40, del 300, questo far proprio leva sui grandi capitali dei grandi banchi senesi che hanno smobilitato le loro sedi internazionali, hanno ritirato tutti i soldi, finanziano il debito pubblico sostanzialmente, è proprio una leva di governo
lo è stata per il governo dei Nove, i dodici vogliono dare un segnale che non è quella la strada, il Duomo Nuovo, insomma, tutte quelle demolizioni, no? I problemi statici che c'erano, costruire una chiesa grande, poco meno di San Pietro a Roma, per una popolazione di mezz'ala, insomma. Non era più la necessità più urgente, non era proprio più richiesta. No, infatti, ci potremmo però chiedere, però, perché per 18 anni ci lavorano con un impiego di soldi considerevole, mettono a punto delle strategie di organizzazione del cantiere molto innovative, tutto quel che è costruito è anche tutto ornato di parato lapideo, di sculture, un grande impegno. Ci si potrebbe chiedere, ma cosa ne fanno di quel che... In effetti i due maestri, Domenico D'Agostino e Niccolò di Cecco dal Mercia, quando dicono chiudiamo qui la cosa, no? In realtà suggeriscono un riutilizzo, diciamo, di ciò che era stato costruito. Consiglia sostanzialmente nella grande navata, là dove oggi è il Museo dell'Opera del Duomo, di riconvertirla, questa navata, in una nuova chiesa dedicata appunto alla Madonna e a San Giovanni Battista, però non se ne fa di nulla. Nel 1389 prende quota un altro progetto e per un momento, diciamo, il consiglio comunale, il consiglio generale del comune partecipa molto a quest'idea. L'idea è, in questo grande spazio vuoto, no, che è la navata del Duomo, le cui volte in parte sono crollate, in parte sono state abbattute perché rischiavano di crollare, questo grande spazio vuoto che ancora oggi, no, Piazza Manetti, anticamente Piazza Jacopo della Quercia, oggi dove c'è la questura, come colmare questo vuoto, no, che è una specie di vuoto all'interno del cuore della città antica, della zona episcopale. Sul modello di Pisa farci un grande camposanto monumentale, no, grande camposanto monumentale accanto al Duomo, addirittura ci investono, fanno dei progetti, iniziano a lavorare, ma anche questo perde quota, non se ne fa di nulla. Non se ne fa più nulla. E quindi queste, diciamo, ciò che è stato costruito con tutto il suo ornamento lapide e scultoreo rimane così contro il fondo del cielo, no? Bella immagine. Per oggi. Dunque, un progetto, se vogliamo, fallito, un progetto abbandonato, ma che probabilmente sarebbe rimasto così incompiuto anche, insomma, cioè la peste non è stato l'unico e solo, l'unica e sola causa scatenante, perché comunque dopo i lavori hanno avuto la possibilità di, insomma, di continuare per un periodo. Quindi può essere anche di riflessione per quello che succederà, insomma, per noi nei prossimi mesi. Assolutamente, sì. Allora, mi segnalano... Anche se non è la peste questa. Anche se, sottolineiamolo, noi, insomma, appunto, fatichiamo a restare a casa e questa gente faticava a restare in vita, dunque lavoriamo su piani un po' diversi. Il nostro tempo purtroppo si sta per concludere. Generalmente chiediamo a tutti i nostri ospiti di consigliarci un volume, un libro. Io so però che forse potrebbe esserlo, potrebbe non essere, insomma, per lei, potrebbe essere per lei motivo di imbarazzo, dunque mi sento di consigliarlo io. Mm-hmm. Ed è un volume che probabilmente lei conosce perché ne è autore, ed è proprio il Duomo Nuovo di Siena, edito, insomma, per Sivan Editoriale l'anno scorso, sbaglio? Sì, pochi mesi fa. Sì, magari la parte iniziale in cui si racconta questa storia, poi diventa un po' più tecnico più avanti, perché poi al centro c'è tutta la storia, la scultura, gli scultori, l'organizzazione del cantiere, diventa un pochino più, però c'è tutta la parte iniziale, almeno le prime 40 pagine, che raccontano un po' la storia di questa impresa, la storia di Siena, la storia dell'Italia del momento, in qualche modo, attraverso questo grande simbolo del nuovo Duomo Nuovo di Siena, appunto, tutte le vicende. Bene. Io la ringrazio, qui dal pubblico mi dicono che tornarla, sentirla parlare sembra di nuovo, insomma, di essere a lezione con lei come ai tempi dell'università, e speriamo che possa esserlo ancora nei prossimi, insomma, mesi, di poter ritornare anche per noi studenti universitari
alla vita normale, presto. Alle lezioni di tutti i giorni. Ma confidiamo. Presto, sì. La ringrazio ancora per essere intervenuto. Grazie Mattia, grazie, arrivederci a tutti, a presto. A presto.